I fiumi sono, insomma, da sempre una grande risorsa per il ciclismo perché indicano una direzione. Qui, se ci si guarda intorno, le fabbriche spariscono, abbiamo la vista delle colline, abbiamo la vista degli Appennini. Si può partire dal centro di Firenze e attraversare il Parco delle Cascine. Si lascia le Cascine alle spalle e si imbocca la pista dei Renai, che è una pista perfettamente battuta, percorribile con qualsiasi bicicletta. Circa a metà di questo percorso, a metà tra Firenze e Signa, si trova questa passerella che permette di attraversare il fiume Arno e quindi di visitare anche Scandicci e magari di andare a scoprire l'altra riva dell'Arno, la riva sinistra, arrivare alla confluenza della Greve, quindi attraversare luoghi che da un punto di vista naturalistico sono molto affascinanti. È un argine, quindi pari, possibile percorrerlo a piedi, in bicicletta, possibile percorrere con i bambini piccoli con la carrozzina. Quindi è una idea molto interessante di percorso. L'utilizzo della passerella permette di usufruire in maniera paritetica sia della sponda destra che della sponda sinistra. Dalla Greve fino alla Stassigna, dal centro di Firenze, le Cascine, Ponte Legnano fino al Parco dei Renai, quindi poi qui se uno ha voglia di camminare può girarlo in tutto e per tutto. Questi luoghi offrono la possibilità ai ciclisti di tutti i tipi di trovare i loro momenti di divertimento, sia a chi viene con una normale city bike che può percorrere la pista, attraversare l'Arno e andare verso Scandicci, sia ai ciclisti più sportivi, magari con biciclette gravel o mountain bike, che possono invece da questa passerella salire verso le colline di Roveta, dove si trovano dei passaggi che per il ciclista sono estremamente entusiasmanti. Un punto centrale di una rete di nuovi sentieri. Dove si congiungono due sponde di un fiume, dove si costruisce un ponte, ci sono sempre delle possibilità in più.